Ciao ragazzi, oggi vi presento la torta fredda alle meringhe marmellata, un dolce fresco, golosissimo, molto raffinato. Guardiamo insieme come realizzarlo. Ho frullato all'interno del mixer i biscotti frullini, inserisco il burro fuso e mescolo bene. Dove vado ad inserirlo all'interno di uno stampo a cerniera apribile diametro 22. Ok, lo verso dentro e con un cucchiaio vado a livellarlo per compattarlo bene. Ecco, dove vado a lasciarlo riposare in frigo per 20 minuti. Ora vado a montare la panna per dolci, deve diventare bella soda, vedete? Dove vado ad inserire 50 g di meringhe, io ho utilizzato quelle piccole, le ho sbriciolate con le mani e mescolo bene. Ok, vedete la panna deve essere bella soda, che non smonta. Riprendo la base e vado ad inserire metà della panna e vado a livellarla bene, ecco. Ok, dove sono andata a sbriciolare ora? Altri, diciamo 50 grammi, anche meno, come volete, di meringhe e le posiziono sopra, ecco. Ora vado ad inserire la restante panna montata, la livello bene, ok. Nel frattempo sono andata a dare, diciamo, a sciogliere un attimino nel microonde un po' la marmellata per, diciamo, aiutarmi a livellarla bene, ok, e la passo sopra bene così, ecco, la distribuisco tutta. Ok, ora lo vado a posizionare in freezer per almeno un'oretta, ragazzi. Eccolo qua, è pronto, è buonissimo, io ve lo consiglio assolutamente, spero vi sia piaciuta. Ciao, alla prossima!